Ciao ragazzi, aprite bene gli occhi perché il viaggio di oggi sarà pieno di sorprese. Ci ritroveremo infatti tra acquari, tori, pesci, delfini, bilance, centauri, animali, oggetti e personaggi di fantasia nascosti tra le stelle, anzi, nascosti tra le costellazioni. Ma prima di andarli a cercare, scopriamo insieme cosa sono le costellazioni. Qui spazio, lì terra, collegamento riuscito. Ciao Margherita, ci sei? Ciao, sì, ci sono. Intanto una curiosità, tu di che segno sei? Del gatto, io sono una gattara. Il segno del gatto? Ma non esiste! E che segno sarebbe? È il mio segno. Ma tu all'oroscopo, ci credi? No, sono tutte balle. Sono un segno dell'ignoranza di molti secoli fa. Ok, lasciamo perdere l'oroscopo allora. Ma una costellazione invece, che cos'è? Beh, una costellazione non ha nulla di reale. Cioè, noi guardando il cielo, ammesso che si possa vedere, perché ormai oggi è tanto illuminato, ma ammesso che si possa vedere, vedrete che le stelle in cielo formano come dei disegni, un po' come quelli si vedono sulla settimana enigmistica. E dice, unite i puntini con un tratto continuo e verrà fuori una figura. Ecco, le stelle, se noi immaginiamo di unirle fra loro, si vede che formano certe figure. Per esempio, l'orsa maggiore, che si chiama anche il carro, e forma in pratica proprio un carro. C'è un rettangolo con un codino che è il timone. E queste quattro stelle che formano il carro, non è che siano veramente vicine fra loro. Alcune possono essere molto più vicine a noi, altre molto più lontane. Ho capito, la costellazione quindi è un disegno immaginario che facciamo nel cielo e uno con la fantasia può vedere un po' quello che vuole. Ma a proposito di cose strane nel cielo, è vero che ci sono delle stelle, chiamate cefeidi, che si accendono e si spengono? Beh, le cefeidi sono una famiglia di stelle variabili, cioè che a differenza del Sole, che ha uno splendore perfettamente costante, per nostra fortuna, altrimenti non ci sarebbe. Le cefeidi sono stelle variabili, cioè regolarmente ogni periodo che può essere compreso fra un giorno e una cinquantina di giorni passano da un minimo di splendore a un massimo di splendore. Una stella invece che splende sempre è la stella polare. Ma perché è così famosa? Beh, perché ci indica dov'è il polo e quindi era utilissima prima ci fosse la bussola. Era utilissima per i naviganti, guardando la polare sapevano che andavano verso il nord e quindi si potevano orientare. E come fa la stella polare a indicare proprio il nord? Perché coincide l'asse di rotazione della Terra. Sapete, la Terra ruota intorno al proprio asse e se noi prolunghiamo con l'immaginazione quest'asse di rotazione della Terra, questo incontra il cielo proprio nella polare. Ricapitolando, la stella polare non si sposta mentre tutto il resto del cielo si muove. O siamo noi sulla Terra che cambiamo posizione? Margherita, mi sto confondendo, aiutami. Allora, è la Terra che si muove o è la volta celeste che ruota? Per secoli l'uomo ha pensato che fosse la volta celeste a ruotare intorno alla Terra. E invece è il contrario. Era la Terra che ruotava nel senso opposto. È un po' un effetto relativo, un po' come quando siamo in treno. E non sappiamo se c'è un treno vicino e non sappiamo se siamo noi a muoversi o se quello che si muove, se non abbiamo un riferimento fisso come può essere la pensilina della stazione. Quindi la stella polare è un po' la nostra pensilina e grazie a lei da secoli l'uomo si può orientare. Grazie Margherita, mi rimetto in viaggio e se incontro qualche gatto spaziale ti avviso sicuramente. Va bene, ciao Federico, buon viaggio Il nostro viaggio alla scoperta dello spazio continua con Big Bang.